Siamo qui con Luca Ciriaci, responsabile del settore giovanile del Monte Rotondo Scalo, promosso quest'anno responsabile del settore giovanile proprio dalla scuola calcio. Luca, l'importanza per i giovani? Niente, qui noi cerchiamo soprattutto sul sociale, di far integrare i ragazzi in questa comunità, diciamo, dello Scalo. I risultati non ci interessano più di tanto, anche se abbiamo delle squadre regionali, quest'anno due squadre di allievi regionali, 94 e 93. È una squadra di juniores regionale. Non puntiamo a vincere i campionati, ma a mantenere, diciamo, i campionati stessi. I ragazzi stanno crescendo, la scuola calcio va a gonfie vele, ottimi risultati, anche per merito degli istruttori che sono veramente bravi e qualificati. È un merito anche un po'... Anche del sottoscritto? Una piccola parte del sottoscritto, del presidente Dante Di Ventura, che ci mette tanta voglia ed entusiasmo. Quindi la crescita è fondamentale in questa società, non puntate ai risultati, però anche grazie al tuo contributo pensi si possa ancora crescere? Sì, si può ancora crescere, poi abbiamo degli obiettivi, fare il campo in sintetico, che sicuramente quest'anno lo faremo, coprire le tribune, che è un nostro handicap, diciamo, abbiamo ancora tribune scoperte, però il nostro obiettivo è valorizzare i giovani di Monterotondo, perché noi facciamo le squadre integralmente con i ragazzi dello Scalo e per noi è un onore andare in campo con questa maglia. Il presidente Dante Di Ventura, da 6 anni ormai presidente del Monte Rotondo Scalo, cosa l'ha spinta ad entrare nel mondo del calcio? Lo Scalo sta rimanendo senza sport, lo Scalo è un po' un quartiere un po' abbandonato da anni e lo sport è importante per togliere parecchi ragazzi dalla strada e noi facciamo queste cose per aiutare i ragazzi in questo senso. A noi ci piace fare tantissimo fare sociale, lo sport è sociale, divertimento ed essere la base è il divertimento per i ragazzi. Uno dei punti fondamentali della società sono i giovani proprio per questo? Sì, i giovani, guarda caso qui da noi in promozione giocano quasi 8-11esimi di Montrondo, poi il vivaio nostro qui di zona. Quindi il vostro obiettivo è proprio far crescere i giovani e poi lanciarli nella prima squadra? Sì, secondo lui, perché noi 5 anni fa abbiamo avuto la società con i ragazzi proprio zero, non c'era più né promozione né juniors, né allievi, erano proprio rimasti pochissimi ragazzi. Siamo riusciti con 5-6 anni di lavoro a avere in prima squadra quasi 8-11esimi di ragazzi nostri proprio della nostra società. Abbiamo visto infatti anche in prima squadra adesso ci sono molti del vivaio, vedi Benda, Cristofalo. Sì, Benda, Cristofalo, c'è anche parecchi 89, 90, 91 proprio nostri, veramente siamo contenti del lavoro del mister. Parlando proprio di giovani, ecco Valentino Cristofalo, un ragazzo che è cresciuto su questo campo e che ormai è da ben 6 anni, dall'età di 16 anni, che è qui e che para tra le porte dell'Ottavio Pierangeli. Buongiorno a tutti. Guarda, sta qui, sono arrivato qui dal Mentana, una situazione un po' difficile dove facevo il terzo. Juniores nazionale non ho mai giocato, sono venuto qui, ho iniziato con la Juniores regionale e subito dopo pochi mesi ho esordito in prima squadra e fortunatamente ancora gioco lì. Stare in porta, che significa per te andare dalle palle ogni domenica? Beh, ruolo particolare, ruolo difficile. Ogni domenica, ogni palla può essere quella, insomma, quella giusta o quella sbagliata che può decidere la partita. Però il ruolo che secondo me, insomma, il ruolo più emozionante è quello che mi è sempre piaciuto fare da quando ero bambino. Ormai sei qui da tanto, hai nel cuore questa società? Beh, ormai sì, sono quello insieme a Berardo Di Ventura, insomma, che ha più presenze, è quasi, per me è quasi diventata una famiglia, una seconda famiglia e insomma mi trovo bene ogni anno senza problemi. Siamo arrivati oltre le 100 presenze in promozione, per un ragazzo giovane come te che ha neanche 22 anni. Che significa questo? Una grande soddisfazione, credo? Beh, per me personalmente è un bel traguardo. Insomma, non siamo professionisti, però secondo me ha sempre la sua importanza e siccome ci tengo molto a giocare, ci tengo al ruolo, agli allenamenti e tutto quanto, insomma, va bene così, sono contento così. Stefano Lanzo, ex sportivo del Monte Rotondo Scalo, adesso direttore sportivo. Questa ascesa dalla porta alla scrivania, che cosa ha comportato per te? Sicuramente è stata una cosa che ha coronato un sogno di qualsiasi giocatore, essere giocatore e poi far parte di una società, questa è una cosa che fa solo bene a chi ama il calcio. Poi chiaramente la fiducia del presidente che da quanto insomma vediamo c'ha questa stima, a me mi corona proprio a essere contento di affrontare questa situazione. Cosa punti qui al Monte Rotondo Scalo? Quali sono i tuoi obiettivi? Monte Rotondo Scalo è una società che è sempre stata diciamo, il sogno di tanti allenatori,
è inutile che ce lo nascondiamo, qui è un contesto sano, è gente che gli piace veramente fare calcio, non ci sono falsità, è un contesto dove persone lavorano e dopo lavoro vengono a far del bene a dei ragazzi che sicuramente hanno voglia di far calcio. Qui il presidente di Ventura, oltre ad essere una persona squisita, è un classico presidente che crea rapporto, che ama i ragazzi, che ha voglia veramente di far bene in questo mondo che, brutto dirlo, però tante volte ha delle sbavature che purtroppo esistono e ce le troviamo. Un vero e proprio talismano, Stefano Lanzio, che da portiere è diventato dirigente e ancora ha preparato dei portieri, quindi un po' un tuttofare anche lo scalo, quindi ti senti soddisfatto di questo? Mi sento di lavorare a casa, questa è una cosa bella, quando uno sta a casa con la famiglia si mette a tavolino e mangia e sta bene, e qui è lo stesso discorso. Quindi obiettivi futuri resterai? Mi auguro di rimanere perché ci tengo a stare in un contesto che mi trovo bene, tanto quando nel calcio bisogna trovarsi bene, quando ti trovi bene è meglio rimanere dove ti trovi. Mister Massimo Gregori, tornato quest'anno al Monterondo Scalo dopo una prima esperienza, che cosa si prova? Mi hanno cercato per dare una mano insomma alla squadra che inizialmente era partita un po' così e penso che alla fine poi ci stiamo levando belle soddisfazioni, stiamo facendo un buon campionato, credo siamo a ridosso delle prime 3-4 squadre, va bene così insomma. Ecco. Quindi anche i risultati le stanno dando ragione? Sì, penso di sì, perché alla fine poi stiamo facendo un buon campionato, ecco, la vittoria di oggi ci dà comunque quella tranquillità per finire, ecco, questo campionato, cercando di fare poi il meglio possibile, senza assilli, senza patemi, né di classifica né di niente, insomma, una squadra giovane. Cerchiamo, ecco, adesso nel proseguo di lanciare pure qualche ragazzo per il prossimo anno, e questo penso sia l'obiettivo ormai della squadra, della società. Proprio i giovani, sia il presidente che il direttore sportivo hanno sottolineato l'importanza dei giovani, anche per lei è la stessa cosa? Ma i giovani purtroppo fanno la squadra, perché se ne sono tre in campo, 90, 91, 89 sono ragazzi in età di Lega, e secondo me poi in questo campionato chi ha i migliori ne trae sicuramente dei benefici. Via, che è finita! Un applauso al presidente Dante Di Ventura e a tutta la sua squadra. Queste strutture devono essere da esempio non solo per il mondo sportivo, ma per la società civile. In questi impianti ragazzi di tutte le età si raccolgono per condividere una passione e crescere sotto il punto di vista atletico, ma anche umano. Anch'io sono d'accordo con la politica che sta cercando di portare avanti il Monterotondo Scalo e in primis dal suo presidente Dante Di Ventura, perché uno slogan che è proprio da esportare, da far vedere al mondo, largo ai giovani in tutti gli ambiti, sportivi, sociali, di lavoro. Noi ne siamo un esempio, e ora gli spot.